Buonasera a tutti. Prendo io la parola e gestisco io questa serata in assenza del nostro presidente Antonio Pilato, che come forse saprete ha subito un intervento chirurgico settimana scorsa e ha le prese con una convalescenza che sarà un po' lunga. A breve sarà, qua, sarà ancora fra noi fra qualche settimana. Mi manda i suoi saluti. Prima di entrare nell'argomento della serata, che è la presentazione della nuova squadra, sono doveroso qualche ringraziamento, in primis a Easy Village che ci ospita questa sera, che ci ha invitato, che ci offre questo rinfresco e col quale stiamo studiando delle forme di collaborazione per il prossimo anno per quanto riguarda i bambini più piccoli della nostra società. Ringraziamo i giornalisti che sono presenti, ringraziamo i tifosi che come sempre sono presenti e per tutto l'anno sappiamo che sapranno sostenerci. Ringraziamo i giocatori che sono... Cercheremo di meritare i vostri applausi per tutto l'anno. Prima di parlare dell'anno prossimo, io credo che sia doveroso un ringraziamento anche a chi l'anno scorso, in un anno difficile, travagliato, con difficoltà di vario genere, è riuscito comunque a portare a casa una salvezza importante. Ringrazio principalmente il mister dell'anno scorso Gianluca Antonelli, ringrazio tutti i giocatori della squadra. Meritano questo vostro applauso perché sono stati ipsi saronni qui a fare ancora l'eccellenza, il merito è tutto loro. Ringrazio particolarmente chi della squadra dell'anno scorso ha voluto continuare il percorso con noi, Diego Suracia che è qui con noi, il nostro capitano Michele Scavo che è beatamente in Sant'Egno in vacanza ma mi ha chiesto di portarvi i suoi saluti, bastardo, glielo riferisco, il suo saluto, i suoi applausi e niente, spero di aver ringraziato tutti e direi che prima di presentare la squadra nuova e lascio l'incarico al nuovo direttore sportivo della presentazione della squadra, credo che sia doveroso un saluto da parte dell'assessore che come sempre è venuto e presenta le nostre iniziative. Buonasera a tutti, io non potevo mancare, questo è l'inizio di una nuova stagione, di una buona nuova stagione sicuramente, fate tutti gli scongiuri del caso, le tirate fuori le mani sul tavolo, questa è una volta. Come amministrazione ci stiamo impegnando, lo sapete benissimo, per quanto riguarda l'impianto sportivo principale di Saronno, è un lavoro molto impegnativo, non era mai stato fatto prima, andando avanti quei lavori affrontiamo sempre problemi ma li risolviamo costantemente. Ricordo che appunto stiamo mettendo a posto l'impianto sportivo sia per quanto riguarda l'impianto di sicurezza che l'agibilità, ricordo che aveva 99 posti e adesso l'abbiamo portata al massimo possibile, oltre al fatto di rifare la pista d'atletica, quindi nell'anno prossimo consegneremo a Saronno un impianto con tutti i crismi che avrà un'agibilità completa e una pista d'atletica nuova. Grazie, in bocca al lupo! Dà la parola al nostro direttore sportivo Roberto Coro. Buonasera a tutti, è un onore essere qua a Saronno, in una piazza così importante. Ho accettato questa sfida, una sfida importante, e ho cercato di fare una squadra di una buona qualità, ma più che parlare di un giocatore, dei singoli, ho cercato giocatori che facessero squadra, facessero spogliatoio, che secondo me è l'importante nel calcio, perché non c'è bisogno del singolo ma del gruppo. Sono tutti giocatori che quasi tutti li conosco. Conosco il mister, la scelta principale è partita dal mister e poi dei vari giocatori. Qui di fianco a me c'è il mister Mazza, poi avremo il preparatore atletico Artemi, preparatore portieri
Cavalletti, fisioterapista non c'è stasera ragazzi, poi l'allenatore della Juniore Spignatelli, questo qui è un po' lo staff del Saronno Calcio. Da qui col mister ci siamo incontrati, abbiamo... Emilia Michele Scavo che ha voluto chiamarsi dalla Sardegna, volevo farlo parlare direttamente ma vedo che facciamo fatica col telefono, vi manda il suo saluto, il suo abbraccio e ci vediamo prestissimo tutti insieme. Quindi, tornando sui giocatori, abbiamo fatto una scelta sul vecchio gruppo e sul nuovo. Sicuramente l'anno scorso è stato un anno un po' particolare per il Salonno, quindi ho incontrato un po' di giocatori che hanno dato la disponibilità di continuare. Ho detto partiamo con un inizio nuovo, senza pensare più al passato, perché se cominciamo a pensare al passato, agli errori eccetera, ci portiamo avanti una stagione che non può partire bene, e da lì abbiamo iniziato. Scavo ha dato per primo la sua disponibilità a rimanere e anche Surace. Dopodiché abbiamo inserito man mano i vari giocatori, quindi faccio un attimo un passaggio. Direttamente ragazzi, fatevi vedere chi siete, giusto? Passaretta, portieri, passaretta, Camioni, 97, Tutone 99, portiere. Poi abbiamo Bonfieni 99, sempre non c'è stasera, c'è Muscarella che... Favero, Galli, poi abbiamo Galli Jack, poi abbiamo un giocatore che arriverà dalla Toscana, che viene dall'università qua a Milano, si chiama Cantoni, difensore centrale anche lui. Poi un difensore centrale che fino a domani a mezzogiorno non posso dire il nome perché purtroppo era impegnato un'altra squadra, ma ha scelto di venire a Saronno, quindi fino a domani non posso dire il nome ufficialmente. Poi abbiamo Cardellari, sempre 99, difensore. Poi abbiamo centrocampo Buminovic, 97. Scavo, conoscete già, poi Andrea Forda, poi Gianni Simone, poi Necchi che non c'è, Pozzi, poi un buon centrocampista giovane Marroni 97, poi Romano 98, Guillermo 95 la non c'è, poi infine abbiamo diciamo le quattro persone che dovrebbero farci sognare, i quattro attaccanti che qui se la devono giocare bene. Abbiamo il 99 Babacar, abbiamo Surace che è rimasto, poi abbiamo Colombo, e infine abbiamo Corona. Quindi penso che è una rosa abbastanza competitiva per fare quest'anno una stagione, diciamo, speriamo in tranquillità. Questo è un po' il tutto. Passo la parola un attimo al mister. Buonasera a tutti, sono Andrea Mazza, anch'io arrivo qui a Saronno con grandi ricordi del passato, ma con un presente pieno di certezze e di voglia di far bene. I giocatori li conosco quasi tutti, li abbiamo cercati, li abbiamo voluti e siamo pronti per una grande sfida. Perché io non voglio soltanto salvarmi, ma vorrei fare qualcosa di più. Soprattutto per la gente che viene a vedere la partita.
Quindi ragazzi, prima di tutto la squadra deve fare un applauso agli ultras perché se la merita. Per... Solo gli ultras vincono sempre! Solo gli ultras vincono sempre! Solo gli ultras vincono sempre! La preparazione inizierà il 16 di agosto, il campionato il 10 settembre e la settimana prima la Coppa Italia. Quindi abbiamo tempo di prepararci bene, con tranquillità e serenità. Il campionato sarà lungo, ci saranno delle ottime squadre, ma cercheremo di, sicuramente di far bene. Sono convinto che questi ragazzi hanno voglia di far grande il Saronno sicuramente. Quindi vi ringrazio tutti, e buona serata e vi aspetto tutti al campo sportivo alla prima di campionato. Ok? Volevo anche presentare una persona. Adesso dobbiamo anche i giocatori sono come noi. Volevo solo presentare, anche se in questo momento non lo vedo, un'altra persona nuova che è entrata in società, che è Mauro Pignatello. Ah, eccolo, non lo vedo perché è in fronte al tavolo, che è l'allenatore degli Juniores, con la quale speriamo di fare un campionato di vertice o comunque di buon livello, ed è anche responsabile tecnico della parte agonistica del settore giovanile. Noi vi ringraziamo, come ha già detto il direttore, la preparazione comincerà il 16 agosto, quest'anno lo faremo al Matteotti, per cui se qualcuno vuole venire a trovarci a vedere gli allenamenti, il centro è aperto, sia la mattina che il pomeriggio, e vi aspettiamo. E adesso facciamo festa, lì ci sarà qualcosa da bere offerto da Easy Village, che ringrazio ancora.